La croce che Gesù deve portare è veramente pesante. Anche quella non solo di legno, cioè tutte le preoccupazioni o le piccole cattiverie che noi facciamo e che pesano sulle sue spalle. A un certo punto le gambe di Gesù cominciano a crollare. Poveretto, che fatica! Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Resisti, Signore. Quando la fatica ti sembra troppa e vorresti arrenderti, resisti, Signore. Quando le gambe non ti reggono più per le fatiche che ti diamo, resisti, Signore. Quando vorresti non rialzarti più perché ti abbiamo deluso, resisti, Signore.